Beh, qui ci siamo resi conto che dobbiamo dare impulso, tantissimi, quasi tutti ci hanno chiesto un cuneo fiscale e la riduzione del cuneo fiscale con beneficio per i lavoratori, e dovremmo cercare di intervenire. Già a luglio, sapete, avevamo predisposto una misura, e quindi è una direzione giusta che dobbiamo perseguire. Dobbiamo poi, tantissimi progetti hanno riscosso un grande sostegno, un grande appoggio per quanto riguarda un'Italia più inclusiva. Ve ne dico alcuni: contrasto alla povertà educativa dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Abbiamo consapevolezza, è emersa piena consapevolezza che bisogna investire tantissimo nell'università, ricerca nella scuola. Tra i tanti progetti, un progetto solido nazionale per garantire la formazione continua dei lavoratori ma anche dei professionisti, altrimenti non riusciremo mai a recuperare il gap di produttività che abbiamo con gli altri paesi. Occorre una formazione anche dirigenziale diffusa, non solo nel privato, anche nella pubblica amministrazione.